È inutile ribadire l'importanza del volontariato sia in linea generale quanto negli interventi di protezione civile, strategico e anche formare ed informare. In occasione di calamità, terremoto, incendi può rappresentare il primo e chissà anche decisivo intervento per scongiurare conseguenze tragiche. In questa direzione è stato costituito anche il NOIS, Nucleo Operativo Interforze Sicilia. Di questo si è discusso sabato scorso in un convegno al Castello Gallego di Santa Agata Militello, fra luci e purtroppo anche ombre che si riferiscono ai ritardi dei comuni e alla carenza di risorse. Dal punto di vista del volontariato, la Regione Sicilia è operativa, anche se ancora questa cultura in molti comuni non c'è. Molti comuni a tutt'oggi sono privi del piano di protezione civile e sono privi, ahimè, di quello strumento che è il volontariato, che deve essere presente in ogni comune. Ogni comune c'è una normativa che si deve dotare o di un'associazione o un gruppo di protezione civile con il quale deve subito dare le risposte al momento in cui c'è un'emergenza. Nella Regione Sicilia si sta organizzando con delle strutture di coordinamento di secondo livello in mettere insieme uomini, mezzi e forze per fronteggiare questa tipologia di emergenza, anche se il percorso è ancora lungo. Che le risorse sono esigue, che il volontariato ormai è diventato indispensabile, ma il volontariato non può supportare tutte le attività con le proprie risorse. Non tutte le amministrazioni hanno capacità e volontà di dare anche un minimo contributo per quelli che sono diventati oggi degli obblighi anche di legge. Faccio un cenno, le assicurazioni e le visite mediche a cui loro devono sottoporsi le pagano di tasca loro. Questo io credo che sia un nodo cruciale per permettere a chi con uno stato d'animo di servizio vuole mettersi a disposizione degli altri di non dover anche caricarsi dell'onere di queste che sono norme di legge.